Allora, signor Sindaco, facciamo così, come impostiamo questo discorso di fine anno? Più o meno sa cosa si deve parlare? Possiamo parlare di tutto, diciamo che è un discorso che va fatto ai cittadini di tutto il territorio, in questo ambiente, abbiamo anche la foto del nostro Presidente della Repubblica Monrealese qui, la nostra bandiera, il nostro tricolore, insomma. Fate voi. Decida lei, vuole parlare di turismo. Di turismo non mi sembra il caso di parlarne, sinceramente, dopo quello che è successo, quello che succede. Non so se voi avete visto il servizio a Striscia la Notizia, quello nazionale, dopo tutto quello che c'è stato in quel servizio, ne ci facciamo proprio una bellissima figura, insomma. Vuole parlare di... non lo so, visto che è Monreale nella Conca d'Oro, vuole fare una metafora fra l'oro e l'economia monrealese? Parlare di economia non mi sembra proprio il caso in questo periodo, siamo proprio a mare totale a livello economico, nelle casse, siamo addirittura commissariati, quindi non parlare dell'economia in Monreale è un po' tragica come cosa, diciamo che i fondi sono scomparsi, non ce ne sono fondi per niente. Non mi sembra il caso di parlare di economia in questo discorso. Allora facciamo così, visto che siamo sempre alla Conca d'Oro, parli del bellissimo territorio che abbiamo. Anche del territorio non mi sembra il caso di parlarne in un discorso di fine anno, perché insomma, incendi tutta l'estate che hanno devastato il territorio, nella zona del San Martino, Pioppo, insomma ovunque c'è stato incendi, la strada di Borgetto, tant'è che risulta ancora chiusa dopo mesi. Non è che mi sembra una cosa buona per parlare di quello, anche perché non è che ci abbiamo fatto una bella figura come comune di Monreale, insomma, non è meglio evitare di parlare di questo nel discorso di fine anno ai cittadini. C'è altro, magari. No, non so cosa dirle, guardi. Facciamo così, lo lanciamo rivolte ai giovani. Parli della scuola, dell'istruzione. I giovani, insomma. Effettivamente non è che mi sembra il caso di parlare dell'istruzione dei giovani, visto quello che succede oggi nel nostro territorio, nel nostro comune, perché se lei ha visto quello che è successo a Villa Ciambra, soprattutto quello che è successo a Pioppo, con il discorso della scuola materna, che pare una storia infinita, è chiusa, non abbiamo la possibilità, ci sono soldi, non ci sono, insomma. Non è che ci stiamo facendo una bella figura pure noi, se possiamo parlare di altro non sarebbe male, diciamo che... Ma scusi, Massimo, lei di cosa vuole parlare? Massimo, che cosa se la inventi, dai? Signor Sindaco. Così, insomma, non... Ma... voi siete di Filo Diretto o di Morella News? Siamo di Sommacco. Sommacco, gruppo Sommacco, gruppo associazione Sommacco? No, noi siamo il mezzo di informazione del comitato Pioppo Comune. Come? Del comitato Pioppo Comune. Non conosco questa parola, non conosco. Sommacco? Sì. Sommacco. Sommacco. Ma state registrando già per caso? Certo, come è il solito fare di noi. Quindi state registrando? Sì. Allora dobbiamo fare il discorso di fine anno. Cittadini, auguri di buon anno dal vostro sindaco e dal vostro
Presidente della Repubblica Monrealese, e un augurio di inizio buono di anno 2013. Grazie. Com'è? Su Marco. Grazie su Marco? Sì. Su Marco. Associazione su Marco. Va bene. Buon anno. Arrivederci.